Siamo sul risultato di 1-1, ma ovviamente ha la possibilità ora di portarsi in vantaggio. Donet batte, attenzione il tiro, c'era quasi arrivato Dida, l'ha vista, l'ha battezzata bene, non l'ha presa, troppo forte. Sì, ha tirato sulla forza, sulla potenza Donnetta, non ha guardato forse la precisione, ma ha tirato con tutta quell'energia che aveva in corpo. La palla è passata sopra Dida, che si è spostato sulla destra, il tiro non era molto angolato, è stato sfortunato il portiere, ma Donnetta ha cacciato con grande potenza. Tocca a Costacurta, un giocatore che è sempre stato precisissimo, allorché anche in maglia azzurra, anche con la nazionale, è stato chiamato a battere dal dischetto, e l'arbitro dovrebbe almeno ammonire questo Abbondanzieri, che è sempre lì a dar fastidio a chi deve tirare. È una tattica che finora ha prodotto qualcosa di positivo. Vediamo se Costacurta riesce a fare gol, però ovviamente c'è sempre il vantaggio da parte della squadra avversaria. Costacurta, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ha guardato il pallone Costacurta, cercando appunto l'impatto giusto, poi ha colpito per terra davanti alla palla, purtroppo è andata così. Questa la tensione... è la classica zappata, questa sì, sì, la è, ma è la tensione, la paura, e sì che ha guardato bene il pallone per colpire la palla forte, per calciarla dritto per dritto nel mezzo. Non è stanchezza, non è tecnica, è la tensione che ti attanaglia le gambe e la mente. Vediamo ora di chi è il turno. Quarto rigore dunque per la formazione del Boca con Cascini, Alfredo Raul Cascini. Il Milan ha battuto 4 rigori, ha fatto un solo gol, se qui fa gol Cascini è finita. Dida deve compiere il miracolo, attenzione Cascini, il tiro, gol, è finita. Il Boca dunque batte i rigori, il Milan, 7 secondi di pausa per noi.